giornata speciale per i diritti dell'infanzia oggi in Sala Dante. Perché sono così importanti i diritti anche per un settore, diciamo, di età così particolare? Allora, sono importanti perché ovviamente noi, lavorando con i bambini, abbiamo una grande responsabilità, che è quella di far sì che questi diritti vengano riconosciuti, e quindi nel nostro agire quotidiano non dobbiamo mai dimenticarci che i bambini sono al primo posto e quindi tutto quello che noi facciamo è in funzione di loro, ma anche del bambino che poi è in noi. E soprattutto anche per costruire un mondo migliore per il futuro. Assolutamente sì, è importante proiettarci verso il futuro e far sì che i bambini abbiano sicuramente condizioni di vita migliori e che abbiano un benessere complessivo, perché poi andrà ad influire nell'età adulta e quindi in quello che poi sarà il loro futuro e quindi l'uomo adulto di domani. Il comune è vicino a questa fascia di età, immagino, perché è presente questa giornata molto particolare sui diritti dell'infanzia. Sì, il comune, il mio assessorato ha deciso di elaborare assieme agli uffici questa giornata, sia per parlare dei diritti dell'infanzia, ma soprattutto per capire cosa si aspettano dalla politica i nostri bambini. È vero che, leggendo le opere che hanno realizzato, buona parte di quello che ci chiedono l'abbiamo già creato e abbiamo già posto le basi per andare avanti. Ovvio che se non partiamo dalla famiglia e dai bambini, la città che realizziamo non sarà una città a misura anche di adulti. Quindi bene partire dalle loro idee.